Con la tradizionale sfilata militare lungo i Campi Elisi si celebra a Parigi l'anniversario della presa della Bastiglia. Un sole generoso accoglie il generale De Gaulle mentre prende posto sul palco dopo aver salutato la bandiera della guardia che gli rendeva gli onori. Ecco i Mirage 4 della pattuglia di Francia che solcano il cielo, lasciando una scia di fumo colorato con i colori della bandiera francese, mentre sulle strade si succedono i nuovissimi esemplari di carri armati del tipo AMX-30 che aprono la sfilata della brigata blindata. Dopo i carri, le autoblindo e i mezzi corazzati è la volta delle grandi scuole militari francesi, che precedute dalla fanfara della gendarmeria sfilano dinanzi alla tribuna d'onore, dalla quale il capo dello Stato assiste alla parata, avendo alla sua destra il presidente del Consiglio Pompidou e il ministro della guerra Chaban Delmas. Seguono la parata delle truppe appiedate i paracadutisti della fanteria di marina in tenuta khaki e gli uomini della legione che avanzano con il loro lento e ormai caratteristico incedere. In fondo, la maggior parte delle tradizioni belliche della Francia le conservano proprio loro, e la folla, il 14 luglio, ha dimostrato di saperlo ricordare.